Dimentica lo scenario Mars Attacks e considera che questo leggendario pianeta è in attesa di essere esplorato. Il rover Curiosity della NASA ha recentemente fatto notizia con la sua ultima scoperta, che era stata ritenuta impossibile. L'antico Marte, un tempo, era coperto di acqua liquida. Ma questa non è la prima scoperta del Curiosity Rover, né sarà l'ultima. Il rover è in missione per scoprire il più possibile sul nostro pianeta vicino. Prima di addentrarci in queste 13 incredibili scoperte, assicurati di iscriverti al nostro canale, mettere mi piace e commentare in modo da essere il primo a ricevere una notifica quando pubblichiamo un altro video. L'elemento 3 della nostra lista probabilmente ti sorprenderà di più. La capacità del cratere Gale di sostenere la vita circa 3 miliardi e mezzo di anni fa. Secondo Ashwin Vasavada, scienziato del progetto robot MSL Curiosity della NASA, l'obiettivo scientifico è indagare sul cratere Gale e determinare se Marte abbia mai ospitato o meno la vita. La formazione geologica in questa località si è verificata circa 3,5 miliardi di anni fa. Spiega che gli scienziati ritengono che le condizioni per la vita su Marte fossero più favorevoli nel lontano passato, quando l'atmosfera era più densa e c'era più acqua liquida. Secondo Vasavada, la missione principale di Curiosity è scoprire se esistono o meno circostanze favorevoli su Marte, inclusa la presenza di acqua liquida, fonti di energia che la vita potrebbe sfruttare ed elementi chimici come il carbonio. Secondo il suo racconto, Curiosity ha scoperto i resti di un vecchio lago nella posizione di Yellowknife Bay durante il suo primo anno di attività. Vasavada afferma che il lago non era né troppo acido né troppo salato a causa dei minerali che ora sono stati scoperti. Afferma che sono stati scoperti anche carbonio, zolfo, fosforo, azoto e altri ingredienti essenziali per la vita. Curiosity ha anche scoperto possibili fonti di energia per i microrganismi, che è probabilmente la scoperta più cruciale. Secondo Vasavada, questo luogo su Marte era vivibile, supponendo che la vita fosse mai esistita lì. Presenza di laghi nel cratere Gale per milioni di anni. Secondo Vasavada, Curiosity arrivò vicino a una montagna di roccia sedimentaria alta 5 km. Paragona la formazione geologica al Grand Canyon terrestre, dove le rocce più antiche sono sepolte sotto le generazioni più giovani e ogni strato conserva informazioni sull'ambiente in quel momento. L'ascesa di Curiosity ha scoperto un resoconto straordinariamente dettagliato delle acque antiche nel cratere Gale, che presumibilmente è durato per migliaia se non centinaia di milioni di anni. Sebbene i laghi non ci siano più, Curiosity ha individuato strati di fango che si depositavano nei laghi millimetro per millimetro, probabilmente a un ritmo di un millimetro all'anno, come suggerito da Vasavada. Inoltre afferma che ci sono prove che dimostrano che i laghi si sono prosciugati occasionalmente, ma sono stati riempiti di nuovo dopo un po'. La materia organica presente nell'antico Marte è intatta fino ad oggi. Vasavada afferma che la scoperta del carbonio da parte di Curiosity nel suolo e nelle rocce marziane antiche fornisce la prova che la vita, se mai fosse vissuta sul pianeta, avrebbe avuto accesso ai materiali di base necessari. Spiega che Curiosity ha scoperto un'ampia varietà di composti organici nelle rocce del letto asciutto del lago del cratere Gale. Molti sono brevi e diretti, costituiti solo da una manciata di atomi di carbonio. Tuttavia, queste sostanze chimiche a base di carbonio su Marte potrebbero essere resti di composti organici più sofisticati che si sono deteriorati nel corso di migliaia di anni, come suggerito da Vasavada. Inoltre, trova straordinario che tali molecole elementari siano riuscite a resistere. È ipotizzabile che siano stati sepolti per molto tempo e che siano stati recentemente esposti all'erosione. Vasavada sostiene che la presenza di queste sostanze chimiche nell'ambiente antico aumenti la probabilità che vi sorgesse la vita. Picchi occasionali di gas metano. Prima dell'arrivo del rover, Vasavada afferma che i visori telescopici sulla Terra hanno individuato gas metano, analogo al gas naturale sul nostro pianeta, nell'atmosfera di Marte. Secondo il suo racconto, apparirebbe e andrebbe in grandi strisce. Poiché si ritiene che il metano venga rapidamente distrutto da altre molecole, la sua presenza qui era inaspettata, come sottolinea Vasavada.
il rilevatore di metano di Curiosity ha rilevato una quantità trascurabile, ma rilevabile, di metano nell'atmosfera marziana, dell'ordine di una parte di metano per 2 miliardi di parti di aria marziana. Afferma inoltre che il rover ha rilevato picchi da 10 a 20 volte più grandi del solito diverse volte negli ultimi 8 anni. La scoperta del metano su Marte ha suscitato molto interesse, poiché può essere creato dalla vita sulla Terra. Tuttavia, come sottolinea Vasavada, ci sono altre possibilità non biologiche. Il metano di Marte proviene ancora da una fonte sconosciuta. In qualunque modo è affascinante, poiché implica che alla fine verrà realizzato, ha affermato Vasavada, e tende a fluttuare un po' per cause che non comprendiamo ancora. Esistenza di una tempesta di polvere su scala planetaria. Allo stesso modo in cui il vento soffia continuamente ed erode la geologia nei deserti della Terra, Vasavada afferma che la stessa cosa sta accadendo in questo deserto alieno. Dice che tutta quella polvere viene sollevata in aria e forma nuvole gigantesche. Afferma che i venti aumentano man mano che le nuvole si riscaldano dal Sole. Le tempeste di polvere su Marte aumenterebbero fino a circondare l'intero pianeta ogni pochi anni, poiché non c'è pioggia né mare. E nel 2018, aggiunge, Curiosity era sul campo per vedere in prima persona questo tipo di evento. La luce solare nel Gale Crater è stata ridotta del 97% a causa della tempesta, il che è particolarmente sorprendente, dato che Marte sembra avere un'atmosfera spessa solo l'1% di quella terrestre. Vasavada dice che la sabbia può ancora essere spazzata via anche nel vuoto. Fu negli anni 70 che gli scienziati scoprirono per la prima volta le dune su Marte, eppure sostiene che Curiosity è la prima missione di atterraggio per osservare da sola la sabbia che si sposta nel vento. Terremoti. Usando la sua MAST camera, il rover Curiosity Mars della NASA ha scattato questa foto di un affioramento roccioso stratificato nell'area di Murray Butts, nella parte inferiore del Monte Sharp. Con l'aiuto della sonda InSight della NASA, i ricercatori sono stati in grado di saperne di più sulla composizione di Marte nel luglio 2021. Il sismometro a bordo del rover, arrivato su Marte nel 2018, è in grado di rilevare tremori sotto la superficie, e per questo motivo è stata fatta la prima registrazione in assoluto di un Marsquake. I ricercatori hanno utilizzato i dati di InSight per stimare che lo spessore della crosta di Marte varia da 19 a 37 km. La Terra è grande circa il doppio di Marte, e la sua crosta può avere uno spessore compreso tra pochi chilometri e molto più di 70. Science ha pubblicato 3 studi utilizzando le informazioni del sismometro. La NASA afferma che queste pubblicazioni mostrano che hanno offerto informazioni sullo spessore e la composizione del mantello, della crosta e del nucleo di Marte, nonché prove a sostegno del fatto che l'interno del pianeta rosso è liquido. Gli astronomi continueranno a utilizzare i dati di InSight per determinare se Marte ha un nucleo esterno fuso e una regione centrale solida, proprio come la Terra. Anche se gli scienziati hanno concluso che probabilmente Marte ha un nucleo fuso, non hanno ancora stabilito se Marte abbia o meno un nucleo interno solido simile alla Terra. Grotta marziana. Nel gennaio di quest'anno, Observer ha riferito che la NASA ha scoperto una nuova grotta su Marte. La grotta è profonda circa 20 metri e lo spazio all'interno ricorda in altezza il campanile del Big Ben. Gli scienziati della NASA stanno sognando possibili missioni per esplorare la posizione, prendendo in considerazione veicoli con e senza equipaggio. Secondo gli scienziati della NASA, quando la grotta è stata scoperta l'anno scorso, un modello 3D della grotta è stato rispedito sulla Terra a maggio. La prima analisi ha richiesto solo 6 ore e contemporaneamente sono state condotte ricerche più approfondite. Potremmo essere alla vigilia di una scoperta senza precedenti. La scoperta avrà indubbiamente enormi implicazioni per la nostra comprensione della vita e dell'evoluzione su Marte e per la nostra comprensione generale del Sistema Solare. Gli scienziati della NASA sono sconcertati dalle somiglianze tra la grotta marziana e quelle trovate sulla Terra. Il tunnel è multistrato e molto ampio, con una struttura altamente mineralizzata. La grotta ha anche varie caratteristiche uniche, tra cui stalagmiti, stalattiti e pozze d'acqua sul fondo. La NASA è fiduciosa di trovare molte altre strutture geologiche simili su Marte. Dovranno analizzare la composizione minerale della grotta per determinare se è correlata a grotte terrestri sulla Terra o a un diverso tipo di struttura geologica del tutto. Supereruzioni vulcaniche su Marte.
la NASA ha annunciato la scoperta di un nuovo tipo di eruzione vulcanica su Marte. Queste significative eruzioni si verificano quando le lave che fuoriescono da un profondo pennacchio di mantello cadono sulla superficie marziana, provocando esplosioni e fontane di lava chiamate eruzioni freatiche. La stessa eruzione è stata osservata sulla Terra nel Parco Nazionale di Yellowstone negli Stati Uniti, ma non era mai stata vista prima su Marte. La scoperta ci aiuterà a comprendere meglio i processi vulcanici di Marte e della Terra. Inoltre, le eruzioni macchiate sono molto più prevalenti delle tipiche fontane di lava su vulcani come l'Etna o il Kilauea. Il pennacchio di magma è in sovraimpressione, quindi erutta violentemente da lunghe fessure, creando massicce esplosioni e vaste colate laviche. Queste esplosioni e fontane possono essere udite a centinaia di chilometri di distanza e causare terremoti. Sebbene le eruzioni freatiche siano state descritte negli studi sui vulcani terrestri, non sono state ancora osservate su Marte. Questa scoperta apre la strada alla futura ricerca ed esplorazione marziana. I dettagli delle eruzioni sono stati descritti in uno studio apparso nel numero di febbraio di Geophysical Research Letters. Le esplosioni si verificano su vulcani con un diametro da decine a centinaia di chilometri. Le lave che fuoriescono dal profondo del pianeta creano un enorme pennacchio che sale verso la superficie, portando magma sempre più caldo vicino ad essa. Quando il magma in aumento incontra un terreno più freddo, esplode, lanciando proiettili in aria. L'aria viene forzata attraverso le fessure nel terreno e trasporta la lava sulla superficie del pianeta. Un'eruzione di questa natura rappresenta un caso estremo di un'eruzione freatica, quando la roccia rompe attraverso una profondità molto maggiore del solito. Il magma erutta tra 10 e 50 km sotto la superficie, creando un pennacchio che sale rapidamente fino a un chilometro o meno sopra la superficie. Quanto in alto raggiunge dipende dalla velocità con cui si muove e da dove si trovano eventuali ostacoli. Trasformazione del magma durante il processo eruttivo. La NASA ha scoperto una reazione chimica che trasforma la roccia fusa in liquido parziale in pochi minuti. Il fenomeno si verifica in molti vulcani terrestri, nonché nei vulcani sottomarini. Tale processo si verifica quando le alte temperature provocano la fusione del magma, la miscelazione con la roccia circostante e il flusso verso il basso, verso la superficie. Gli scienziati non conoscono nessun altro processo che possa trasformare rapidamente una roccia solida in un liquido che scorre. Il processo avviene sulla Terra, formando bolle vulcaniche, vescicole, all'interno dei flussi di lava. La scoperta potrebbe far luce sull'origine delle vescicole e delle bolle vulcaniche nei vulcani sottomarini. Aiuterà anche gli scienziati a capire cosa succede al magma dal sottosuolo mentre si avvicina ed emerge attraverso la superficie terrestre. L'acqua scorre sulla Terra e su Marte. La NASA ha annunciato che oggi l'acqua liquida scorre su Marte, suggerendo che il pianeta rosso potrebbe ospitare la vita. La scoperta potrebbe indurre gli umani un giorno a prendere in considerazione la possibilità di stabilire una colonia su Marte. La parola in greco antico per Marte era Ares, che significa guerra. Il nome è stato dato perché il pianeta rosso è spesso visibile ad occhio nudo nel cielo notturno. Oggi dichiariamo la fine della guerra su Marte. La notizia arriva da una scoperta della NASA, fatta dai dati raccolti da un veicolo spaziale Maven. Il veicolo spaziale ha raggiunto Marte nel settembre 2014 e ha già completato 4 delle sue orbite di mappatura scientifica di 8 mesi. Gli scienziati hanno utilizzato questi dati per determinare che il vapore acqueo sta fuoriuscendo dall'atmosfera di Marte. Questa scoperta è stata fatta ai limiti superiori dell'atmosfera, a più di 80 km sopra la superficie. Il vapore acqueo è instabile e alla fine sfugge nell'atmosfera superiore, come l'acqua liquida fuoriesce da una pentola bollente. La scoperta corrisponde ai risultati di studi su processi simili noti che si verificano sulla Terra. Gli scienziati ritengono che la fuga di gas nel tempo potrebbe aver causato un cambiamento significativo del clima di Marte. La scoperta potrebbe un giorno aiutare a spiegare se un tempo Marte fosse in grado di sostenere la vita. Prima evoluzione del Sistema Solare. La NASA ha scoperto le prove che il primo Sistema Solare ha subito un rapido cambiamento in cui molti pianeti e lune hanno cambiato posizione, i gas si sono condensati e la luminosità del Sole era molto più debole di quanto non sia ora. I ricercatori sono giunti a questa conclusione studiando i meteoriti intrappolati nel ghiaccio sulla Terra quasi 4 miliardi di anni fa. Gli scienziati hanno potuto osservare come i rapporti degli isotopi di ossigeno sono cambiati durante la formazione del Sistema Solare. Il primo Sistema Solare era un luogo affollato,
passato e molti processi avrebbero potuto contribuire a questi cambiamenti nell'ossigeno. La scoperta potrebbe aiutare a spiegare come la luminosità del Sole sia diminuita del 30%. In diverse centinaia di milioni di anni, gli scienziati continueranno a studiare la composizione del materiale del primo sistema solare per comprendere meglio la formazione del sistema solare di oggi. Radiazioni dannose su Marte. La NASA ha annunciato la scoperta di radiazioni nocive su Marte. Marte ha un debole campo magnetico che non può proteggere il pianeta dal vento solare e dai raggi cosmici. Queste particelle ad alta energia possono esplodere attraverso la superficie e irradiare la vita sottostante. La nuova misurazione ci parla dell'esposizione alle radiazioni sulla superficie di Marte. L'esposizione alle radiazioni è un limite fondamentale per la sopravvivenza degli organismi viventi su Marte. Se vogliamo inviare esseri umani sulla superficie di Marte, dobbiamo sapere quante radiazioni sopporteranno. I ricercatori hanno utilizzato l'esperimento Radiation Assessment Detector, RAD, di Curiosity per scoprire che gli astronauti possono essere esposti fino a 1600 millisievert di radiazioni durante una spedizione di andata e ritorno su Marte. Questa quantità comporterebbe che un astronauta riceva una dose letale di radiazioni entro circa 70 giorni. Prima di andare su Marte, dobbiamo sapere quanta radiazione ci sarà nell'atmosfera marziana, ha detto Hassler. Volatilità di Marte. Gli scienziati sono stati in grado di utilizzare le immagini high-rise per cercare le forme del terreno vicino alla superficie che contengono argille. Le argille si formano in presenza di acqua e sono una buona indicazione di dove si potrebbe trovare l'acqua su Marte oggi. La NASA ha notato che questo set di dati unici ed entusiasmante ci sta fornendo nuove informazioni su alcuni degli attributi fondamentali del pianeta, come la sua inclinazione, la recente attività vulcanica e la presenza di acqua. La scoperta aiuterà gli scienziati a capire come l'atmosfera e il campo magnetico di Marte hanno interagito nel tempo. La scoperta fornisce anche informazioni sull'interazione tra l'interno e la superficie di Marte. Inoltre, questa conoscenza può migliorare i modelli della storia geologica del pianeta, che possono aiutare gli scienziati a capire meglio come il pianeta è cambiato nel tempo. Non dimenticare di iscriverti al nostro canale per contenuti simili ed entusiasmanti. Inoltre, lascia i tuoi commenti qui sotto, su quale scoperta hai pensato fosse la più entusiasmante, e ricordati di mettere mi piace e condividere il nostro video con i tuoi contatti.